Patrizio, un gol è il primo tuo da professionista? No, è il terzo, ne avevo fatti due a San Benedetto. Ah beh, allora un veterano insomma, però questo in Borussia resta il primo e forse il più importante, no? Sì, come importanza lo metto pari a quello che avevo segnato con la San Benedettese con Legnago, che era 1-1 a 3 minuti alla fine, però di sicuro questo ha portato 3 punti a casa, quindi molto importante. Poi il primo a Lecco, quindi ancora di più. Senti, dici tu, non te lo devo chiedere io, però se eravate messi a 3 o a 4 dietro, tu dove stavi? No, tutta la partita a 4-3-3, io facevo la mezzala destra e solo alla fine siamo passati 3-5-2 per gli ultimi 10 minuti per cercare di soffrire un po' di meno magari. Matteo, ecco, come spieghi la... Sì, scusa. No, vai. No, Patrizio, a centrocampo è stato abbastanza giocato sull'uno contro uno oggi, qualche volta sono riusciti ad allargarvi anche per buttare dentro tanti palloni. Da quello che ho visto, io avete fatto magari un po' fatica a costruire, qualche volta siete stati scavalcati voi a centrocampo con qualche lancio lungo, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa siete entrati con un piglio diverso. Il primo quarto d'ora fondamentalmente avete giocato solo voi sulla tre quarti della Pistoiese. Sì. No, sì, anche se secondo me anche il primo tempo comunque. Cioè, ne abbiamo fatte parecchie di azioni palla a terra dove poi siamo arrivati, tanto. poi magari siamo stati imprecisi nell'ultimo passaggio oppure nella conclusione. Sì, ne hanno create anche loro, però ne abbiamo create anche noi di occasioni. Poi sì, secondo tempo di sicuro siamo entrati meglio, fare il gol comunque ci ha aiutato, dopo potevamo soffrire un po' meno, però abbiamo vinto, quindi va bene così, dai. Hai una dedica per questo primo gol in blu celeste? Ah, sono contento, quindi lo dedico alla mia famiglia, ai miei compagni che li vivo con loro ogni giorno. Sono molto contento. Fiorenzo Radogna, hai domande? Masini, lei è ancora sotto contratto col Genoa, vero? Sì, a fine anno ritorno col contatto col Genoa, sì. Ma è in contatto con la dirigenza? In questo momento sì, però non c'è ancora niente, non lo Ok, so. grazie, solo questo. Complimenti. Grazie. Sì, ciao Patrizio, complimenti per il gol. Quanto valore gli attribuisci? Cioè, quanto è stato delicato secondo te questo gol per questo momento così particolare della stagione, anche guardando ai playoff o comunque anche al Como, timidamente? È un gol molto importante perché dovevamo ritrovare per forza 3 punti e avevamo solo questo in testa, ci siamo riusciti. Quindi sono contento per la squadra e adesso però guardiamo già mercoledì che abbiamo una sfida complicata come quella di oggi, quella per Pergolettese. E che tipo di partita ti aspetti adesso con la Pergolettese? Una battaglia tipo oggi? Che Sì, tipo di avversario mancano 7 partite potresti trovare? alla fine, 6 partite, quindi sono tutte battaglie perché ognuno gioca per gli obiettivi che ha e quindi ogni partita è complicata. Grazie. Davide Tagliabue. Ciao Patrizio, una posizione un po' più inedita rispetto a quella che ti abbiamo visto fare fino ad ora, eri molto più accentrato a centrocampo, ti abbiamo visto molto sugli esterni. Se commenti, ti piace giocare in questo ruolo? Cosa preferisci fare in campo? No, sì, io nasco mezzala, quest'anno a San Benedetto, che dopo l'arrivo di Zironelli sono stato, diciamo, adattato quarto, quinto, e tutte le giovanili del Genoa l'ho fatte la mezzala. Quindi è un ruolo che mi piace, anche perché comunque, cioè, mi piace inserirmi, magari anche stare un po' più dentro al campo, però è uguale, dove serve il mister gioco, quindi. Abbiamo visto anche qualche incursione da centrocampista vero, insomma, dal limite dell'area. Sì, si può fare meglio in 2 o 3 occasioni, però sì, mi piace stare un po' più dentro. Ma ripeto, dove vuole il mister gioco, non mi faccio problemi. Secondo me ci siamo messi un po' male a centrocampo. A te la parola. Perché No, però spiegami il perché vi sto male al centrocampo. eravamo sempre soverchiati, sia in quanto a numeri, quanto a giocatori, che poi nel filtro. Che modulo hai visto, Marcello? Così magari parliamo di. Il 4-3-3. È loro che il modulo facevano. Loro facevano tanti a centrocampo e pochi dall'altra parte, insomma. 4-2-3-1, cosa hanno fatto? 4-5-1, 4. 4. 4-3-1-2. Eh sì. E centrocampo era una qualità numerica. Noi abbiamo subito nel primo tempo due palle gol su
punizioni date regalate noi. Primo tempo. Io non mi ricordo altre palle gol. Due cross laterali su un fallo laterale. Poi mi vado a rivedere la partita. Il secondo tempo, invece, dopo il vantaggio che eravamo padroni del campo, ecco che lì ti do ragione, non capisco perché, ma gliel'ho detto anche ai ragazzi, una squadra in vantaggio fuori casa che sta costruendo, che sta avendo delle palle gol, l'unica cosa che deve fare è preparare delle giocate in maniera tranquilla, in modo tale perché se loro vengono in pressione forte abbiamo più campo alle spalle da poter sfruttare. Invece, presi un po' dall'ansia del risultato, abbiamo velocizzato alcune giocate che in quel momento non erano funzionali per quel tipo di lettura e abbiamo sofferto un po' di più. Però se tu mi dici centrocampo, non è che posso mettere 16 a centrocampo, erano 3 contro 3. Boh, io ho visto che erano superiori numericamente, non tatticamente, nel senso era sempre di più. Abbiamo giocato uno contro uno in difesa. Vabbè, spesso. Come no, no, no. No, ma come uno contro uno in difesa? Cioè, in che senso uno contro uno in difesa? C'è anche la diagonale del terzino che dà copertura quando lavori con la difesa a 4. Quindi vai a creare sempre un 3 contro 2. Cioè, io non mi ricordo transizioni uno contro uno. C'era Valiani alle spalle e noi stringendo col terzino, perché loro i terzini loro non spingevano, tranne gli ultimi 10 minuti del secondo tempo, ma lì giustamente si giocavano tutto. Non è che i terzini sono andati al cross. Quindi è normale che io facevo stringere il terzino. Se la palla era a destra facevo stringere Capoferri, se la palla era a sinistra viceversa. E ruotavamo per creare il 3 contro 2. Però, ripeto, uno la vede come... Ok. Matteo Bonaccina, se hai ripristinato il collegamento? Sì, sì. Ok. Allora, mister, diciamo che forse, come dicevo anche i colleghi, forse al campo si vedeva meglio che grosso modo c'era sempre parità numerica a metà campo. Più che altro... due o tre situazioni nei 90 minuti, forse è stata persa, non ho capito perché, la marcatura di chi nel lato, non so chi l'avesse in marcatura a uomo, forse è forse di chi nel lato nei 90 minuti, no, ma 90... Dico, nei 90... quando veniva a prendere palla? No, nei 90... Allora, lui ha avuto due o tre situazioni su cui è stato anche molto bravo Pissardo, in cui si è, come dire, lui messo in mezzo ai due centrali e è riuscito a portare a casa la palla, sia di testa che di piede. In quella situazione lì vorrei capire se c'è stato un errore sbagliato dei due centrali che l'han perso in questo senso. No, allora, non c'è una marcatura, io ne ho parlato poi a fine primo tempo, io mi riferisco a quella del primo tempo, non so, che mette palla, che ha fatto una grande parata a Pissardo, mezza altezza. Che hanno crossato teso e lui era in mezzo ai due. Al quarto d'ora, al primo tempo. Sì, se sì, 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 esatto. Quella in quell'occasione, Matteo, quando c'è un retropassaggio, perché c'è stato uno scarico su una mezzala, su un terzino, no? E lui ha messo palla. In quel caso non c'è più una marcatura zona, ma il più vicino come riferimento lo va a prendere l'uomo più vicino a uomo. È passata questa palla e, come detto bene tu, si è trovata in mezzo ai due, ma lì ci deve essere comunicazione prima e assorbire la marcatura prima del cross, perché ormai quando parte palla, se ti ha rubato il tempo, se si è messo davanti, è difficile. Quindi lì è un concetto che ho corretto durante la fine del primo tempo. Mentre dal punto di vista offensivo, allora siete stati un po' a fasi, rispetto in cui, allora, Bolzoni ha giocato tanti palloni, alcuni li ha giocati anche molto bene in verticale, secondo me è stato a centrocampo per 70 minuti il migliore, poi è cresciuto Marotta, vi ha aiutato a allungare la squadra. Da questo punto di vista, tu avevi preparato la gara con questo centrocampo a tre, o magari avevi magari pensato a uno come Lora, che è un po' più un giocatore simile a Foglia, e poi vabbè, sai, gli è nato il figlio stanotte, magari l'hai voluto risparmiare. No, non è che l'ho voluto risparmiare, è andata a letto alle 5 di mattina. Sì, sì. Esatto, in questo senso, se l'avevi studiata così o se hai dovuto cambiare in corsa? No, l'avevo studiata, no, l'avevo provata in diverse maniere, anche con Filippo davanti la difesa, o Filippo mezzala, interscambiandosi con Bolzoni a prendere palla davanti la difesa, perché Filippo ha delle buone geometrie. Però ieri non è venuto in ritiro, giustamente ieri è nata la figlia, non sapevamo quando potesse partorire sua moglie, non sapevamo neanche se veniva in ritiro, cioè se veniva partito stamattina presto, è andata a letto alle 5, onestamente in questo momento non ci possiamo perdere e prendere la responsabilità, tra virgolette, di
che quando fai così sei a rischio infortuni, eh. Cioè magari non succede niente, però ti è nata la figlia, a livello emozionale hai vissuto forse la cosa più bella, no, la cosa più bella del mondo, non hai dormito, fai un viaggio di 5 ore, poi se c'era bisogno l'avrei messo, però sai, c'è la partita anche mercoledì, quindi Moleri non sta bene col ginocchio, quindi Mole non sta bene. Dobbiamo prendere una decisione, però se è fatto male Fabio sta stringendo i denti Mole per stare col gruppo, però in questo momento su Mole non è facile vederlo in campo perché non sta bene con gli occhi. Quindi avevo quattro giocatori per 3 posti, mancandomi Filippo l'opzione era quella. Fiorenzo Radogna, prego. Buongiorno mister, complimenti. Non faccio la solita domanda tendenziosa, sinceramente voglio che lei, che chi segue tutta la settimana, me lo dica. Come giudica la prova, e non è tendenziosa la domanda, come giudica la prova agonisticamente della squadra? Cioè, la squadra la soddisfa dal punto di vista della tenuta fino al 94esimo, fino al 96esimo, fisicamente? Ma per me sì, nel senso che comunque sappiamo che abbiamo incontrato una squadra al di là della classifica con buoni giocatori. È normale che quando mettono Fiorenzo 2, 3, 4 attaccanti, anche non di ruolo, perché anche il mister ha dovuto sopperire a delle mancanze, è normale che poi soffri un po' di più. Però la cosa che noi dobbiamo migliorare è nella gestione del vantaggio. Cioè, se tu hai il pallino del gioco e loro vengono in pressione alta, devi essere bravo a farli uscire per trovare la giocata. È normale che si velocizza anche il modo del passaggio, l'intensità del passaggio, lo smarcamento. Ma è anche un fattore positivo avere più spazi e più campo alle spalle. Perché nel primo tempo abbiamo fatto un certo tipo di partita per farli venire fuori. E ci sono mancati gli ultimi 10 metri, la decisione finale. Nel secondo tempo noi siamo partiti pronti via subito bene, abbiamo conquistato un angolo, abbiamo avuto un'occasione, abbiamo trovato il vantaggio con Masini. Nel momento che tu incontri una squadra che lotta per salvarsi, che è sotto, sportivamente parlando, concedetemi il termine, devi affossarli, tra virgolette, no? Invece lì mentalmente sei andato in protezione del vantaggio e questa è una mentalità che a me non piace per niente. Ma non anche perché prendi più ripartenze, perché ti allunghi nei reparti, sei costretto, ti costringe a mettere palle che non sono indirizzate ma palle buttate lì, dai modo alla squadra avversaria di prendere campo e di mettere cross, basta un errore e vai a casa con un punto. E invece siamo stati anche leggermente fortunati su certe occasioni, però poi abbiamo avuto pure altre 3-4 palle gol. Sicuramente. Le ho fatto questa domanda perché io guardo ai playoff e voglio vedere come ci arriva l'Eco fisicamente, perché quelle partite, al di là che mentalmente si giocheranno proprio sotto l'aspetto fisico. Bisogna vedere, Fiorenzo, che posizione avremo a fine campionato. È normale che adesso, Fiorenzo, noi giochiamo mercoledì con la Pergolettina, sabato con la Popatria. Sai benissimo che noi allenamenti scenderemo in campo, proveremo la squadra contro gli avversari, poi quindi allenamenti ce ne saranno pochi, è più un aspetto mentale, cioè non dobbiamo essere bravi a stare sul pezzo partita dopo partita, perché poi l'aspetto mentale tu mi insegni che quando ti cominci non a lamentare, a dire sono stanco fisicamente, poi ne paghi le conseguenze. Se abbiamo l'obiettivo di fare più punti possibili per avere una classifica buona, dai tutto, e poi la nostra bravura, un po' pizzico di fortuna, dobbiamo essere bravi e quando finisce il campionato dobbiamo avere quelle 2 settimane prima di fare i playoff, quindi significa avere una classifica dove ti permette di saltare 1 o 2 turni, è tutto lì, perché se tu non salti 1 o 2 turni è come se fosse un altro campionato prolungato ed ecco che lì ti posso dare ragioni. Quindi spetta a noi in queste 2 partite dare tutto per essere poi bravi a resettare e riprendere energie fisiche e mentali. Federico. Grazie, complimenti. Grazie, Fiorenzo. Salve, mister. Ciao, Federico. Aspetti. Salve, mister. Una domanda su Capogna, che io francamente oggi ho reputato bravo a metà, tra virgolette, cioè tanto lavoro offensivo, prezioso per la squadra, però sotto rete è mancata inevitabilmente un po' di lucidità. Quindi come giudica la sua prova e se a un certo punto Mastroianni non è entrato per una qualche ragione magari legata alle sue condizioni fisiche? No, Nando, allora ti parto dall'ultima, se non me la dimentico. Nando non è entrato perché aveva bisogno di un giocatore come Azzi, cioè togliendo Dudu per la ripartenza. E Nando è bravo a far salire la squadra, a tenere palla, e mi serviva un giocatore da strappo, tant'è vero che ha avuto 2 potenziali palle gol.
Nando nella transizione non ci sarebbe mai arrivato per caratteristiche, quindi non volevo più la palla appoggiata, ma volevo la palla negli spazi per Azzi, per allungarli e per partire in ripartenza. Per quanto riguarda Riccardo, per me nelle ultime tre partite che ha fatto Riccardo, questa è la migliore delle tre, perché ha giocato, ha creato, ha tenuto ed ha avuto la possibilità di segnare. Se avesse fatto uno di questi gol, credo che sarebbe stato uno dei migliori in campo. Però il gol lo ritroverà. L'importante di Riccardo è avere la fame, la voglia, la tenacia e la essere sempre mentalmente portato a giocare per la squadra, perché tanto le occasioni le parlano, le statistiche, lui se le è sempre create, gli arrivano, i ragazzi lo servono, lui deve mettere a disposizione la squadra. Poi certo, noi chiediamo anche i gol degli attaccanti, in questo caso di Riccardo. Mi dispiace per lui che non ha fatto gol, però essersi trovato lì per poter far gol su tapin due o tre volte significa che aveva anche la gamba e la mentalità per arrivarci. Il gol lo deve ritrovare, anzi, deve velocizzarsi a ritrovarlo perché abbiamo bisogno dei suoi gol. Davide, taglia due, chiudiamo con te. Sì, mister, buonasera. Domanda buonasera. Un po' simile a quella di alcuni colleghi, nel senso che dal centrocampo, sia il centrocampo che l'attacco, sembra che ci siano pochi nomi in questo momento, sembra che si sia in difficoltà proprio a livello numerico. Adesso andiamo incontro a due partite in breve tempo e volevo capire cosa proverà magari nel turno infrasettimanale e poi tra una settimana. Dobbiamo arrivare domani, anche perché quando si gioca su questi campi dove la partita è intensa, domani i ragazzi mi diranno che staranno bene, poi martedì ci sarà fuori, speriamo di no, però può succedere qualche acciacchino e quant'altro. Il mercato è chiuso, quindi io devo valorizzare quelli che ho e devo ottimizzare i ragazzi che ho a centrocampo. Quindi, ripeto, faccio di necessità virtù. Quelli che hanno giocato oggi hanno fatto bene. Masini, sono contento per Maso che ha fatto gol, perché è stato un calcio d'angolo che abbiamo provato e riprovato, l'ha impattata bene, grande palla di Simone, è arrivato al tiro, ha fatto i centrocampisti, cioè, sono andati al tiro i centrocampisti, questo lo dobbiamo pure dire, che è una cosa che c'è sempre mancata giocando a due. Cioè, Marotta ha avuto la possibilità, Masini ha fatto gol, ha avuto la possibilità, quindi ci sono state delle cose. Perché non abbiamo allenato il concetto tattico, abbiamo allenato il concetto tattico ma su dei principi di gioco, allenato il tempo e lo spazio, una volta sembrava 4-3-3, altre volte 4-3-1-2 per dare imprevedibilità come avevo preannunciato. Però se la numerazione dei centrocampisti è questa, è normale che devo centellinare, devo cercare di mettere un centrocampo sempre che si va a completare, però se i numeri sono quelli, o li giri da una parte o li giri dall'altra, non è che cambiano i numeri, quindi devo essere bravo io e devono essere bravi i ragazzi a sapersi gestire nella vita privata come hanno sempre fatto e cercare di, negli allenamenti, di stressarli il meno possibile, perché non ci possiamo più permettere degli infortuni. Poi ogni volta che si infortuna un centrocampista il periodo è molto lungo, quindi dobbiamo essere bravi a portare avanti questo tipo di centrocampisti, di ragazzi fino alla fine.